a tutti i videoascoltatori di Italia Medievale. Oggi presentiamo un bellissimo romanzo storico appena pubblicato dalla Vita Felice Edizioni dal titolo Il tocco dell'ermellino di Giancarlo Mele, che abbiamo il piacere di avere nostro gradito ospite e al quale io, come mia abitudine, lascio subito la parola perché ci parli di questo tocco. Quindi, Grazie. Giancarlo, a te. Grazie Maurizio, per me è sempre un piacere essere ospitati da Italia Medievale e colgo l'occasione per ringraziare tutti quelli che ci seguono su queste linee, su queste frequenze e che credono fermamente nel Medioevo come periodo veramente splendido e fantastico della nostra storia. In realtà la mia attenzione al Medioevo è proprio legata alle caratteristiche intrinseche di questo periodo che presenta, a mio modo di vedere, luci e ombre, che sono quelle che fanno parte, fanno capo anche alla mia personalità, alla mia sensibilità di scrittore e che quindi in cui mi ci ritrovo più facilmente. Vale particolarmente questo discorso per il tocco dell'ermellino, in cui affronto un tema in cui la contrapposizione fra il bene e il male, fra l'oscurità e la luce, è particolarmente avvertita, perché il tocco dell'ermellino parte nel 1482 con l'arrivo a Milano di Leonardo da Vinci, personaggio di per sé molto, molto significativo, alla corte di Ludovico il Moro, che in quel momento è reggente del Ducato di Milano, reggente perché il legittimo duca è Gian Galeazzo Sforza, ma è minore in quanto il padre, quinto duca di Milano, Galeazzo Maria Sforza, è stato assassinato nel 1476. Questa vicenda del tocco dell'ermellino è il seguito di un'altra che io ho trattato nel primo libro di una trilogia che ho in corso di approntamento sugli Sforza. Il primo è stato Il Rapace, che è uscito alcuni anni fa, in cui si trattava più da vicino la tematica del duca Galeazzo Maria Sforza, dei suoi amori, dei suoi intrighi, della situazione complessa politica sia in Italia che all'estero, che lo vide in qualche modo protagonista, ahi lui, perché ne finì stritolato, e il tocco dell'ermellino prende proprio lo spunto dalla vicenda di Galeazzo Maria Sforza, perché chi ha letto Il Rapace troverà nel tocco dell'ermellino il seguito della vicenda, quindi verrà innanzitutto sviluppato in maniera più ampia tutti i prodromi della congiura che ha portato alla morte di Galeazzo Maria Sforza, chi sono gli emissari, coloro i quali hanno voluto, i mandatari dell'omicidio e perché. Quindi c'è tutto un complesso, diciamo, sviluppo di motivazioni politiche, sentimentali, psicologiche, perché no, che fanno da sfondo alla vicenda, e su tutto si staglia la figura cupa di Ludovico il Moro, per il quale io ho un giudizio storico, diciamo così, un po' negativo perché lo vedo come la principale causa dell'arrivo in Italia poi dello straniero, lo vedo come un personaggio che in qualche modo sacrifica la sua ambizione personale, la storia d'Italia. In quel momento l'Italia è il centro letteralmente d'Europa, quindi del mondo, è una regione che ha superato tutte le problematiche pregresse ed è diventata il fiore finanziario con Firenze, militare con Milano, artistico con Roma, dell'intera Europa. Abbiamo il cuore dell'umanesimo con figure di indiscussa valenza, tra cui appunto Leonardo da Vinci. E quindi è veramente un gioiello il nostro paese in generale, ancorché purtroppo sia diviso, parlo appunto del 1482, da profonde fratture politiche e soprattutto dall'antagonismo di signorie che mal si conciliano. C'è Venezia da una parte, potenza dei mari, c'è Milano, abbiamo visto, potenza militare, c'è Firenze, potenza economica, mercantile, finanziaria, c'è Roma, cuore del papato, e c'è soprattutto il Regno d'Aragona che io pongo prepotentemente all'attenzione in questo romanzo, e qui ci sta anche un po' una componente squisitamente autobiografica, perché io
pur vivendo da tempo a Milano e pur essendo nato a Milano, sono di radici partenopee, quindi io in questo romanzo ho messo dentro tutta una serie di sensibilità e di emozioni che derivano dalle mie memorie napoletane. Quindi il regno di Napoli, quindi con di Aragona, ha in questo periodo una figura, secondo me, splendida, che è Isabella d'Aragona. Isabella d'Aragona è la nipote del re di Napoli, è una figura splendida sia per cultura, sia per bellezza, sia per interessi umanistici, è imparentata agli Sforza, perché la madre è una Sforza, e l'alleanza fra Napoli e Milano in questo momento porta a un classico matrimonio di convenienza, che era stato già fissato da Galeazzo Maria Sforza in vita e che lo zio Ludovico il Moro ritiene opportuno per una serie di motivi confermare anche dopo il venir meno del fratello. Quindi Isabella d'Aragona va in sposa a Gian Galeazzo Sforza, quindi un bambino praticamente, la cosa non è infrequente in questo periodo, ma naturalmente dietro questo matrimonio che è di facciata, dietro questo matrimonio che è di facciata si intrecciano gli interessi di Ludovico il Moro, che naturalmente non vuole assolutamente che Gian Galeazzo Sforza addivenga, dopo il periodo di minorità, all'effettiva reggenza, quindi al ducato, e fa di tutto perché da questa nuova coppia, Isabella e Gian Galeazzo, non venga la prole che evidentemente giustifica in qualche modo il diritto dinastico, perché evidentemente bisogna avere figli maschi per procreare e soprattutto per dare continuità alla dinastia Sforza. Quindi a Milano va in scena un nuovo thriller, di fatto, che vede da una parte Ludovico il Moro impegnato nei confronti dell'opinione pubblica, non soltanto milanese, ma soprattutto europea, nello sforzo di proporsi come reggente e come protettore del legittimo duca Gian Galeazzo Sforza e quindi anche della sua nuova consorte Isabella d'Aragona, dall'altra una spietata lotta sotterranea per impedire ai due coniugi di poter esercitare il loro legittimo potere e soprattutto, ahimè, anche di procreare. Su questo io vado anche a giocare su una, diciamo, storia, una teoria, e cioè che Gian Galeazzo non fosse in realtà neanche in grado di procreare. Di Gian Galeazzo si dicono parecchie cose. Una di queste era che non fosse interessata particolarmente al gentilsesso, quindi ci sta anche nel romanzo tutta la vicenda complessa matrimoniale fra Isabella, che si rende conto di avere un marito freddo, per così dire, poco attento alle sue grazie, e quindi tutta una serie di ricadute sentimentali che riguardano la stessa Isabella d'Aragona, che chiamano in causa, udite udite, Boltraffio. Boltraffio è uno degli allievi prediletti di Leonardo da Vinci. Leonardo lo manda spesso per conto di Ludovico a ritrarre la duchessa, sorvolo su quello che succederà, perché evidentemente fa parte della trama del romanzo ed è anche la componente un po' succosa. Tu sai che a me piace inserire delle storie nelle storie, quindi in questo romanzo ce ne sono almeno tre di storie delle storie. C'è la prima, che è quella della parabola di Ludovico il Moro, dalla maniera in cui, senza alcun ritegno, di fatto esautora prima Bona di Savoia. Bona era la moglie, quindi la vedova del fratello di Galeazzo Maria Sforza, uccide Cicco Simonetta, che era un po' la figura forte del Ducato di Milano, quella che aveva, per così dire, dato inizio alla politica sforzesca, no? Io per altri versi sono molto attento a ricostruire le novità del ducato sforzesco rispetto a quello visconteo, che sintetizzo nell'avvento di un nuovo ceto al potere, che è la borghesia mercantile, a scapito dell'aristocrazia terriera che sosteneva i visconti.
Quindi Cicco Simonetta incarnava questa novità e quindi era in qualche modo anche l'oggetto del contendere da parte di tutti gli aristocratici milanesi che si vedevano esautorati nelle loro prerogative e funzioni, prima da Francesco Sforza e poi da Galeazzo Maria, la congiura di Milano del 1476 sostanzialmente muove i suoi passi proprio su questa realtà storica. Poi la seconda storia nella storia è quella evidentemente che riguarda Cecilia Gallerani, che come è stata Lucia Marliani nel Rapace, Cecilia Gallerani è il grande personaggio femminile di questo romanzo. Non ti anticipo i temi che vado a tirar fuori su Cecilia Gallerani perché sono una novità assoluta, e magari mi procureranno da parte degli storici anche qualche rampogna, ma Cecilia Gallerani viene un po' vista come è stato per Lucia Marliani, un'amante non soltanto sottomessa, ma soprattutto un'amante partecipe. Novità per il Medioevo e anche per il Rinascimento, un'amante completamente innamorata di Ludovico il Moro, ancorché Ludovico, a differenza di Galeazzo, sia un personaggio in cui io non ravviso alcun elemento di salvezza. Mi spiego meglio. Tu hai letto Il Rapace, nonostante Il Rapace delinei un personaggio storico controverso e negativo, crudele, spietato, che la storia ha condannato, io nel Rapace alla fine giungo a affrancare il personaggio in virtù dell'amore profondo che ha avuto per Lucia Marliani e che l'ha portato a essere un personaggio che si merita una catarsi. Con Ludovico questo non avviene. Ludovico per me è, mi spiace dirlo, il male assoluto, perché la sua protervia, la sua ambizione, non soltanto, ripeto, distrugge l'Italia, distrugge il Ducato di Milano, distrugge un po' anche il Rinascimento, se vogliamo, perché apre il baratro delle conquiste e dei saccheggi nel nostro paese, ma soprattutto è un personaggio sotto il profilo umano che non ama veramente, un personaggio che ha parecchi amanti anche lui, oltre a Cecilia Gallerani c'è la stessa Lucia Marliani, c'è Lucrezia Crivelli, ci sono degli altri amori platonici o meno con Isabella d'Este, anche qui io vado a recuperare una tesi abbastanza accreditata in base alla quale Ludovico il Moro avesse una relazione con Isabella d'Este prima di sposare la sorella Beatrice, e ha evidentemente un rapporto Ludovico tutto particolare con la stessa Beatrice, quindi con la moglie, che vado a sviluppare all'interno del romanzo. E questa è la seconda storia. La terza storia in realtà è un paradigma, come dicevo prima, quello tra il bene e il male. Io, che sono uno scrittore milanese ma di estrazione napoletana, ho dentro di me molto forti queste emozioni contrapposte che sono fra una città pragmatica, una città razionale sotto certi aspetti, una città organizzata come Milano è sempre stata, e in cui io evidentemente ho trovato la mia maturità, non soltanto come scrittore, ma soprattutto come uomo, con quello che è invece una città che non definisco caotica, ma emotiva. Una città solare, una città che fa dell'improvvisazione il suo punto di forza, che è Napoli. Questa contrapposizione io la vado a calare e in qualche modo anche giustificare sotto un profilo storico, proprio in questo periodo storico in cui per l'appunto le due città sono entrambi, se vogliamo, all'acmè della loro potenza, perché, ripeto, è vero che Milano è una superpotenza militare e ha grossi rapporti con la Francia in questo periodo, però è anche vero che Napoli è il crocevia del Mediterraneo, nei suoi porti arrivano le mercanzie da tutto il Mediterraneo, il bacino, e con gli Aragona diventata la corte di riferimento di un Parnaso di artisti che hanno il torto di essere meno conosciuti rispetto a quelli di Milano, unicamente perché poi
Le sorti di Napoli non sono state quelle di Milano e Napoli è stata conquistata e asservita, ma secondo me in questo periodo il Regno d'Aragona è nella fase di suo massimo splendore, ha dei personaggi veramente molto caratteristici che io in questo romanzo cerco in qualche modo di far conoscere attraverso, ripeto, Isabella d'Aragona, sua madre, il re naturalmente, come sempre la mia attenzione a ricostruire, per così dire, lo scenario di riferimento. Io sono andato calo il mio lettore, sto per dire, nei vicoli di Napoli, nei quartieri di Napoli. Ci sono dei capitoli dedicati a Marechiaro, come era naturalmente all'epoca, al Castel dell'Ovo. Ci sono dei capitoli in cui descrivo delle situazioni che sono andato a recuperare nella storia di Napoli, così come naturalmente ci sono dei capitoli in cui a Milano vado a spiegare cosa fosse Palazzo Carmagnola, che oggi è il piccolo teatro, ma all'epoca era un palazzo che aveva una storia, una vicenda e soprattutto degli intrighi dietro legati a Pietro Dal Verme, molto molto interessanti sotto un profilo romanzesco. Bene. Questo in due parole il romanzo, io mi permetto di diciamo, proporlo ai miei lettori, non soltanto a coloro che hanno letto Il Rapace, che troveranno nel tocco dell'ermellino lo sviluppo quasi logico di quello che hanno già letto, ma anche a chi, per esempio, è interessato a quella particolare modalità artistica che io definisco art story. Di che cosa si tratta? Io nel Tocco dell'Ermelino sperimento una maniera particolare di fare il giallo storico. Secondo me, Leonardo da Vinci arriva a Milano perché ha un mandato segreto, è un investigatore. In realtà, il principale motivo per cui lui arriva, la storia di Leonardo da Vinci ce lo insegna, non è quella di essere invitato da Ludovico il Moro, ma piuttosto quello di essere inviato dall'alleato il Magnifico allo scopo di scoprire cosa sta succedendo a Milano. Non siamo in un periodo in cui ci sono i telegiornali la sera e quindi nel momento in cui inopinatamente il Duca di Milano, Galeazzo Maria Sforza, viene assassinato, c'è un vuoto di potere tremendo a Milano che non si riesce in qualche modo neanche a capire chi comandi effettivamente nella città, ed è evidente che tutti gli alleati, Firenze in primis, hanno interesse a capire chi sia il nuovo uomo forte su cui calibrare le alleanze. Ed ecco che, secondo me, il vero motivo per cui Leonardo da Vinci arriva a Milano è che il Magnifico lo manda a Milano per scoprire effettivamente che cosa stia succedendo. Io in questa maniera do una chiave di lettura completamente nuova ad alcuni capolavori che Leonardo da Vinci realizza a Milano: la Vergine delle Rocce in prima battuta, ma la stessa Monna Lisa. Non vi anticipo quali sono i nuovi elementi che io chiamo in causa, senza naturalmente avere la presunzione di essere un critico d'arte né uno storico d'arte, ma con l'ambizione di proporre delle chiavi di lettura in qualche modo alternative che non sono soltanto mie, non le ho inventate io, in cui, ripeto, chi ha presenti questi capolavori, naturalmente la stessa Dama dell'Ermellino, che è il principale dei capolavori messo sotto analisi. Posso dire che, senza fare anticipazioni, che chi leggerà il Tocco dell'Ermellino vedrà in maniera diversa la dama con l'Ermellino, quindi Cecilia Gallerani, capirà alcune particolari sensazioni che il personaggio Cecilia Gallerani ha e anche determinati oggetti che compaiono nel libro. Mi pare di aver detto forse anche troppo e vi ringrazio dell'attenzione. Non resta che andare in libreria e acquistare il Tocco dell'Ermellino.
Ma me lo auguro, me lo auguro. appena pubblicato dalla Vita Felice Edizioni e ovviamente scritto da Giancarlo Mele, che abbiamo avuto il piacere di avere il nostro gradito ospite. Vi ricordo di continuare a seguirci sul nostro sito che è www.italiamedievale.org e arrivederci alla prossima video presentazione. Grazie Giancarlo, grazie. Grazie Maurizio e grazie a tutti voi che ci avete seguito. La rosa.